Tra questi alberi di ulivi diamo il benvenuto, siamo a Lamezia, nell'azienda Tesori del Sole, per conoscere questa realtà produttiva, oggi interessata anche dell'arrivo di buyers internazionali degli Emirati Arabi, grazie proprio al rapporto di collaborazione tra Regione Calabria e Union Camere Calabria. Quindi andiamo a conoscere questa azienda e i suoi oli di qualità. Con Antonio Filippone dell'azienda Tesori del Sole è iniziata questa insomma campagna olivicola di quest'anno, avete già iniziato a raccogliere le olive, che annata sarà? Questa, al contrario dell'anno scorso, sarà sicuramente un'annata eccezionale, mentre l'anno scorso diciamo è stata eccezionale al contrario, perché è stata con, sia come quantità che come qualità in generale. Insomma, noi come azienda riusciamo sempre a fare un buon olio, però in generale l'anno scorso è stata un'annata insomma tragica. Quest'anno invece sia come quantità che come qualità, infatti non c'è proprio attacco di mosca, quindi è un'annata da ricordare, anche come insomma abbiamo ricordato, ricorderemo quella dell'anno scorso, sarà anche questa da ricordare insomma in positivo ovviamente. Quindi allora, parliamo della vostra azienda, tra l'altro immersa in questa piana di Lamezia, quando nasce, insomma, qual è la storia dei Tesori del Sole? Sì, noi siamo qui insomma proprio nel cuore della piana di Lamezia, quindi tutta zona olivetata dal mare insomma fino alle colline che vediamo da qui. E noi siamo qui dal 1974, ma insomma l'azienda nasce molto prima, in provincia di Reggio, e quindi insomma siamo arrivati qui nel 1974. Come avete potuto anche vedere, è da qualche giorno che con grande emozione è iniziata insomma la nuova campagna olearia, perché insomma è sempre un'emozione, uno ce l'attesa, quindi siamo ai primi giorni di raccolta. Un'azienda a conduzione familiare, sì, cioè sì, c'è sì, sempre questa, la famiglia che... Sì, familiare, insomma, quindi moliamo le nostre olive, cerchiamo di confezionare insomma con difficoltà, come un po' tutti i produttori di olio, il nostro prodotto insomma, perché insomma l'olio è sempre, come si può sentire, leggere, oli a bassissimi prezzi in giro per il mondo, e quindi l'olio riuscire a piazzarlo chiaramente, però quando mercato, è di qualità. Sì, però insomma spesso il consumatore vede il nostro prodotto extravergine a un prezzo magari maggiore rispetto alle grandi marche che tutti conosciamo, a 2,99, 2,79, quindi la gente insomma c'è un po' di difficoltà, però insomma piano piano insomma riusciamo col tempo, e grazie anche alla pubblicità insomma la gente comincia a capire veramente cos'è un olio di qualità, e quindi a consumare un prodotto di altissima qualità. Centro, ricordava lei, di
tanti alberi di ulivo, queste alle nostre spalle ancora insomma devono essere raccolte le olive. Sì. Quanti sono questi alberi di ulivo e quanta produzione fate voi? Eh sì, insomma noi abbiamo più di 10.000 piante di olivi, quindi produzione tanta, come un po' tutta l'area dell'Ametino. Ovviamente noi fate tutto voi, cioè dalla pianta? Macchine, la manodopera aziendale, anche il frantoio che poi insomma possiamo anche andare a visitare, che anzi sta lavorando. Quindi la filiera si chiude nella vostra azienda? Tutto qui in azienda. E siamo, come dicevamo prima, anche all'interno dell'area del consorzio del DOP Lamezia, quindi un'altra realtà importante che stiamo cercando anche di valorizzare come azienda all'interno, appunto perché siamo circa più di 10 soci che facciamo parte di questo appunto consorzio dell'olio extravergine oliva DOP Lamezia, e quindi attraverso questo marchio di qualità, confezionando appunto l'olio DOP Lamezia, stiamo cercando all'estero soprattutto di, rispetto al discorso che facevo poc'anzi sulla qualità degli oli, di diciamo far evidenziare al consumatore, soprattutto all'estero, che un prodotto DOP è un prodotto quindi certificato, e quindi hanno la garanzia che è un prodotto di qualità e non taroccato o comunque con varie miscele, che spesso sull'olio si presta molto bene purtroppo a queste sofisticazioni. Quindi, insomma, parliamo della vostra azienda insomma proiettata anche all'estero. Ci sono già dei contatti che avete? Esportate già il vostro olio o no? Sì, siamo già da 3 anni sempre nell'ambito di un progetto che abbiamo fatto insieme al consorzio dell'olio DOP Lamezia, insieme ad altri produttori. Stiamo già esportando in Germania, in Svezia, in Giappone abbiamo fatto qualcosa, in Svezia, e quindi quest'anno siamo partiti molto bene con la Germania, e quindi ora si spera di continuare, insomma. L'arrivo dei buyers degli Emirati Arabi potrebbe essere interessante. E poi, certo, nell'ambito anche di Union Camere, che ci sta insomma quest'altra iniziativa di Union Camere, oggi ci saranno ospiti tra poco gli Emirati Arabi, ma già nelle giornate precedenti sono venuti altre delegazioni, e quindi insomma noi siamo qui per far assaggiare il nostro prodotto, il nostro olio di qualità, e quindi far capire anche a loro insomma cos'è un olio di qualità, perché dalla questa esperienza che sto avendo con tutte queste delegazioni mi sto rendendo conto che molti non lo sanno apprezzare neanche, non rimangono stupiti dal profumo, dal piccante, dall'amaro, che sono le caratteristiche positive degli oli di qualità, mentre invece gli oli di base sono oli appiattiti che non sanno di nulla, e quindi proprio nell'assaggio io noto proprio lo stupore quindi spesso all'estero arrivano degli oli di pessima qualità, insomma. Quindi noi cerchiamo proprio di far questo e far conoscere i nostri prodotti insomma di eccellenza. Tipi di oli fate voi, no? Perché ci sono anche varie tipologie, abbiamo imparato a conoscere. Sì, diciamo che noi come azienda facciamo 2 etichette, una è appunto come dicevo il DOP Lamezia, e l'altro è l'extravergine, insomma i tesori del sole con il nostro marchio, e sono tutte e due diciamo prodotti di altissima qualità, e la differenza è che appunto il DOP è un olio certificato, quindi il consumatore soprattutto estero che vuole una maggior garanzia sulla qualità, perché è un prodotto controllato dal ministero, c'è tutto un iter, quindi con maggiori costi anche di certificazione, di controllo, di analisi.
e quindi perché la differenza fra il DOP e un extravergine, diciamo tra virgolette, normale è che mentre nell'extravergine non c'è nessun tipo di controllo, cioè è l'azienda responsabile di quello che mette in bottiglia. Il controllo è a valle, nel senso poi sullo scaffale la repressione frodi o varienti possono controllare se il prodotto è di qualità o meno, mentre invece nel prodotto DOP il controllo è a monte, quindi viene fatto il controllo prima in campo, poi in cisterna, se l'olio viene fatto l'analisi chimica e soprattutto il panel test, cioè l'assaggio organolettico dell'olio, quindi sia come odore sia come gusto in bocca. Quindi se ci sono dei difetti, anche se chimicamente quest'olio dovesse essere, diciamo, perfetto, però se ci sono dei difetti viene automaticamente scartato e quindi non viene certificato come DOP, cosa che negli extravergini normali questo non avviene, insomma. Una maggiore certificazione che è una maggiore garanzia di per il qualità. Consumatore che è un prodotto di qualità. Qui abbiamo tutti i prodotti a marchio Tesori del Sole, oltre quelli chiaramente col marchio del DOP, Lamezia DOP, che è il consorzio di tutela dell'olio di Lamezia. Ci fa vedere anche come si riconosce un buon olio, il colore, il gusto, l'olfatto, quello che ci raccontava prima proprio tra gli ulivi. Allora, prima di tutto, insomma, versiamo l'olio. Il bicchiere non è quello indicato per l'assaggio a livello professionale, perché il colore in realtà non è un indice di qualità. Quindi questo ovviamente lo possiamo vedere, il colore, insomma, è l'olio fatto... Questo verde, tra il giallo e il verde. Fatto ieri, quindi possiamo vedere un colore... Olio nuovo. Olio nuovo, sì, insomma. Però, ripeto, il colore non è un indice di qualità. Quindi non è detto che un olio verde come questo sia magari migliore di un olio un po' più chiaro. Quindi infatti quando facciamo gli assaggi a livello professionale noi lo assaggiamo in un bicchiere scuro, in modo che noi assaggiatori non siamo influenzati dal colore. Ma questo cambia probabilmente in base alle olive, il fatto del colore, il in base colore, alla qualità? Ora ovviamente, essendo le olive completamente verdi, perché siamo inizio campagna oleare, quindi ancora la fase di maturazione avverrà pian piano, è chiaro che il colore è verde appunto per questo, ma già fra 20 giorni, fra un mesetto, le stesse olive tenderanno a maturare, quindi a invaiare, si dice, quindi tenderanno a colorare, tra virgolette, e l'olio a sua volta, anche l'olio tenderà a schiarire, ad andare più meno sul verde, più sul giallo, diciamo. Sì, sul dorato, insomma. Sul dorato, esatto. Quindi l'altra tecnica di assaggio è l'olio viene scaldato, quindi questo ora lo facciamo così sul palmo della mano, dopodiché si annusa e quindi andiamo a sentire i profumi che ci sono. I profumi devi avere un olio. Un buon olio di qualità deve avere sicuramente di oliva verde, quindi appena franta. Altre caratteristiche qualitative importanti sono l'erbaceo, quindi l'erba appena falciata, il profumo di erba che sentiamo, diciamo, comunemente. Se chiudiamo gli occhi dobbiamo immaginare un prato. Quando si falcia, si sfalcia, sentiamo quel bel profumo. Questa è una caratteristica degli oli di qualità. Una caratteristica degli oli dell'ametino, diciamo, di questi oli, è la caratteristica anche in alcuni anni di, sicuramente sempre di pomodoro, di foglia di pomodoro verde. Questa è un'altra caratteristica importante della carolea, perché non l'abbiamo detto prima, la varietà
principale della piana di Lamezia e della Calabria, diciamo, tra virgolette, è sicuramente la Carolea e anche di mandorla, diciamo, è l'altra caratteristica importante. Dopodiché si va all'assaggio in gusto, in bocca, per, diciamo così, apprezzare le caratteristiche organolettiche del nostro olio. Quindi deve essere piccante questo olio. Allora, questo esatto, gusto. Un'altra cosa che spesso il consumatore non apprezza, perché non lo sa, insomma, ecco perché noi ci stiamo adoperando anche con questi incontri per far capire cos'è un olio di qualità. L'altra caratteristica in bocca è l'amaro e il piccante. Questi sono due, diciamo, caratteristiche dell'olio di qualità, nel senso che sono ricche di polifenoli, perché sono i polifenoli nell'olio a dare la caratteristica dell'amaro e del piccante. I polifenoli che sono antiossidanti per eccellenza e sono anche quelli che mantengono l'olio nel tempo, perché più un olio è ricco di polifenoli, più l'olio dura, perché a differenza, un'altra caratteristica rispetto al vino, il miglior olio del mondo col tempo tenderà a difettarsi, perché si ossida, quindi spesso molti dicono l'olio lo conserva, l'olio non va conservato, perde di qualità. Va consumato e conservato in maniera idonea, quindi al buio, lontano da fonti di calore, quindi tutto ciò che evita la sua ossidazione. Quindi si procede all'assaggio in bocca e si fa un'operazione che ora sentirete un rumorino, che si chiama strippaggio. Questo serve per far, diciamo, vaporizzare l'olio tra la lingua e il palato e quindi apprezzare meglio le sue caratteristiche. Quindi in questo caso l'olio poi viene tenuto qualche secondo tra la lingua e il palato. Ecco, dopo un po' si sente sicuramente l'amaro e il piccante che arriva dopo qualche secondo. In quest'olio, nonostante siamo ad inizio campagna, quindi olive completamente verdi, quest'anno è comunque un olio abbastanza equilibrato, quindi spesso in annate particolarmente siccitose, per esempio, i primi oli sono un po' disarmonici, si dice, quindi dove spesso l'amaro e il piccante predominano e quindi insomma l'olio non è molto equilibrato, mentre invece quest'anno devo dire che, nonostante siamo al terzo giorno di raccolta, l'olio è molto equilibrato, quindi insomma siamo contenti di come si sta, diciamo, si sta aprendo questa nuova annata. Quindi insomma ci sono tante olive sui vostri alberi. Più o meno che tipo di produzione fate ogni anno voi? Quante bottiglie riuscite a produrre? Vabbè, noi insomma ora con questa, diciamo, pubblicità che stiamo facendo all'estero, con questo progetto che abbiamo fatto più di 50.000 bottiglie, insomma, che sono pochissime, diciamo, però insomma è un inizio insieme agli altri soci del consorzio che stiamo cercando di portare avanti per, diciamo, far conoscere in tutto il mondo il nostro olio della piana di Lamezia Terme, insomma. Questa era l'azienda I Tesori del Sole, grazie anche a questa puntata per averci seguito, alla prossima con Eccellenza di Calabria verso Expo.